ci racconti qualcosa di caratteristico sul suo Natale. Dunque, il Natale per me è una ricorrenza che mi riporta all'infanzia, quando si preparava il presepe e eravamo molto molto contenti, felici, si creava un'atmosfera particolare, irripetibile, no? Il Natale è anche questo. Quindi tuttora? Tuttora, certo, rincorriamo sempre le tradizioni che purtroppo man mano che passa il tempo vanno sparendo, ma io sono convinto che però il Natale continuerà ad essere la festa della nascita di Gesù Bambino. Finalmente un bel gruppo di ragazzi, che cosa fate il 24 e il 25? Una cena in famiglia molto tranquilla e rilassante. Tradizioni tipiche? Tombola, gioco e divertimenti vari. Siete qui tutti di Fano o siete anche da fuori? No, siamo da fuori, veniamo un po' da diverse parti, abbiamo tanti bei ragazzi romagnoli qui, io sono del Centro Marche, ragazzo dell'entroterra. Quindi insieme agli amici per fare un Natale da tradizione. Esatto, per rilassarsi un po' dopo le fatiche dell'anno. Signora, vigilia e 25, ovviamente il cane starà con voi. Sì, con noi sta il cane. Che cosa fate? Andiamo a mangiare da mio figlio, io per siccome ho la casina stretta, piccolina, vado da lui che è più largo. E quindi anche il cucciolotto sarà in famiglia come tutti. Ecco, perfetto. Grazie. Buongiorno, di dove siete? Siamo d'Albania. Quali sono le vostre tradizioni natalizie? Uguale come qui da voi. Quindi che cosa farete il 24 e il 25? 24 festeggiamo la vigilia a casa, anche Natale con gli amici e i familiari. Sempre con la cucina italiana oppure qualcosa albanese e anche il panettone che non manca nella tavola. Tradizioni natalizie, che cosa farete? Oggi la vedo bella, bella attiva. Andiamo tutti a mangiare con suoceri. Quindi oggi chi arriva? Oggi arriva mia figlia col marito e tre nipoti. Da dove arrivano? Dal Sudafrica, da Cape Town. E quindi adesso sto aspettando che arrivi l'ora e li vado incontro. Tradizioni? Tradizioni, sì, insomma, una roba giusta. L'importante è stare insieme. Sì, l'importante è stare insieme. Che cosa farà il 24 e il 25? Pomeriggio lavoro e la sera a casa con la famiglia. Cucina tradizionale? Sì. Si rispettano le tradizioni quindi? Sì, sempre. Tutti insieme? Tutti insieme e basta, cose semplici.